Ciao a tutti, io sono Giacomo, questo è il secondo video di allenamento fitness. Oggi faremo un allenamento un pochino più intenso rispetto all'altra volta, sempre total body. E rispetto all'altra volta, oggi lavoreremo a tempo, quindi ogni esercizio lo faremo a tempo. Come al solito proverò a spiegarvi come fare ogni esercizio, se non avete capito stoppate il video. E magari riguardate quel pezzettino oppure andate a cercare l'esatta esecuzione. E basta, va bene. Oggi non useremo attrezzi, se poi per qualcuno è troppo semplice può utilizzare benissimo dei pesi. Va bene? Iniziamo. Ok, dai. Su in piedi, braccia strette, gambe strette, 3, 2, 1, apro e chiudo. Vai, via. Ok, lo teniamo 60 secondi. Va bene, ognuno decide la sua velocità, l'importante è non fermarsi. Ok, apro, apro, chiudo, chiudo. Ok, cerchiamo sempre di tenere un pochino gli addominali contratti. Ok, siamo a metà. Lo faremo per 60 secondi. Ok, questo rientra nella fase di riscaldamento. Ancora 20 secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, va bene. Allora, posso, mentre riposo, portare i talloni in modo alternato, quindi fare un recupero attivo. Ok. O altrimenti mi posso riposare intanto che recupero. Vedete voi cosa preferite. Il prossimo esercizio è vado in affondo posteriore, ok? Quindi vado in affondo e in contemporanea porto i gomiti indietro. Poi ritorno, cambio gamba e porto i gomiti indietro. Affondo posteriore, gomiti. E ogni volta cambio, ok? Vi ricordo quando vado in affondo la punta del ginocchio non deve superare la punta del piede, eh? Ok. Il busto è sempre bello dritto e tiro ben dietro con i gomiti. Ok. E ogni volta cambio. Cerchiamo di non appoggiare il ginocchio che va indietro. Ok. La gamba viene piegata, il peso indietro e cerchiamo di guardare bene avanti, eh? Io mi sposto così faccio delle varie angolature. Ok. Vai, mancano 10 secondi. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, va bene. Ok, come al solito, sono 20 secondi di recupero. Posso scegliere sempre di fare recupero attivo portando i talloni al sedere oppure mi riposo. Vado giù per terra. Ok, perfetto. E facciamo dei piegamenti. Ok, come al solito sono due versioni, la versione più facile con le ginocchia sempre appoggiate, la versione più difficile con le ginocchia sollevate. Ok, piego, vado indietro con i gomiti e poi torno su. Ok, versione classica, versione un po' più facile con le ginocchia appoggiate. I muscoli che lavorano sono i muscoli tricipiti, quindi vado bene dietro con i gomiti e i muscoli del petto. Se voglio posso aggiungere piego, quando sono su salgo con una gamba, scendo e poi ritorno, piego, salgo con l'altra distesa, torno giù e piego. Ok, viene la gamba, il piramartello e vado, piego, gomiti indietro e salgo. Tre versioni, o con le ginocchia appoggiate, o con le gambe, con le ginocchia sollevate, oppure la più difficile, piego, sale la gamba, ritorno e poi vado. Ok, sedere bello stretto, addominali contratti, 5. 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Passiamo agli addominali. Ok, andiamo giù. Perfetto. L'esercizio è: le gambe sono sempre sollevate, le braccia sono larghe. Salgo con le braccia a toccare le punte dei piedi se riesco, e poi riapro le braccia e torno giù. Pronti? Vai, via.
salgo, contraggo gli addominali e poi ritorno. Ok. Addominali sempre belli contratti, salgono le braccia, sale la testa, salgono le spalle e ritorno. Quando salgo butto fuori l'aria. Ok. Ogni esercizio è di 60 secondi, il riposo è di 20. Se è troppo faticoso, accorciate la fase di lavoro e allungate quella di recupero. Ok, salgo e butto fuori. Mancano 25 secondi. Ok, addominali belli contratti, eh? Tiro dentro l'obelico, vado su e butto fuori l'aria. Ancora 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e va bene. Ok, torniamo su in piedi. Perfetto, andiamo a lavorare sempre. Ok, adesso con le gambe, per cui il lavoro è faccio un salto, dopo che salto vado in squat, ok, e poi dalla posizione di squat salto e torno su e poi ritorno in squat. Vai, via. Ok, questa è la versione più difficile. La versione più facile è semplicemente squat, ok, senza fare il salto, va bene? Quindi vado su, scendo in squat e poi ritorno, scendo in squat e ritorno. Ok, quando vado in squat come gli affondi, il ginocchio non supera la punta del piede, il peso è ben indietro come se mi stessi sedendo, schiena abbastanza dritta. Vai, senza fermarsi, siamo a metà. Con le braccia seguo il movimento, vado su e salgono le braccia e poi torno giù in squat. Ok, ora andate indentro con le ginocchia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va bene. Ok, adesso, perfetto, come al solito, o faccio recupero attivo, quindi porto il tallone indietro, oppure mi fermo. Andiamo a rifare gli affondi posteriori, ok? Quindi da qui in modo alternato, ogni volta cambio gamba. La gamba destra va indietro, ritorno e poi la gamba sinistra. Posso tenere le braccia su con i gomiti in fuori, ok. Le braccia lungo i fianchi, se è troppo leggero posso tenere dei pesi in mano. Ok, ogni volta cambio gamba, peso bene indietro, ok, il mio ginocchio non va mai in avanti, il ginocchio non va in avanti, la schiena è sempre bella dritta, cerchiamo di guardare avanti. Mancano 20 secondi, sono 60 secondi di lavoro, 20 secondi di riposo, mancano 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, ok, va bene, adesso se ce l'abbiamo prendiamo un letto, una sedia, ok, come volete, andiamo a lavorare con i tricipiti, per cui le mani sono in appoggio su una sedia, sul letto, comunque su una base. Da qui gambe dritte, appoggio solo i talloni, via, scendo giù, ok, e poi ritorno, va bene? Se non ce la faccio perché è troppo faticoso, tengo le gambe un pochino piegate e scendo giù con le gambe piegate, che sicuramente è più facile. Ok, ricordiamoci che è a tempo. Cerchiamo di andare bene indietro con i gomiti, siamo a metà. Ok, qui il movimento importante è quando salgo. Quando salgo butto fuori l'aria. Mancano 20 secondi. Se sono stanco piego le gambe. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 e ritorno. Ok, va bene. Ci mettiamo, andiamo a lavorare con gli addominali, quindi veniamo giù, ci mettiamo nella posizione di plank con gli avambracci appoggiati. Ok, da qui, quindi avambracci appoggiati, gambe dritte, ok? In modo alternato porto una avanti una gamba piegata, poi ritorno e porto avanti l'altra gamba piegata. La porto in apertura la gamba piegata, in apertura e distendo. Apro e ritorno. Ruoto l'anca sinistra, porto il ginocchio avanti piegato e poi ritorno. Perfetto. Concentriamoci su tenere bene gli addominali contratti, Sono gli addominali, i muscoli che lavorano principalmente. E poi le gambe, i glutei, ruoto l'anca, gamba piegata e vengo. Ok. Cerchiamo di guardare bene il pavimento, Pancia bella dura. Vedete il ginocchio che viene avanti piegato e ritorno. Se sono stanco appoggio il piede quando arrivo. Oppure mi fermo. Va bene? Dai che ci siamo quasi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e va bene. Ok. Veniamo su in piedi. Portiamo le braccia candeliere. Ok, tanto ci riposiamo un attimino, Vi spiego già il prossimo esercizio. Braccio candeliere, sale un ginocchio e poi sale l'altro, sempre saltellando. Quindi saltello e apro. Pronti? Vai, via. Saltello, ruoto l'anca e porto sul ginocchio. Ok. Teniamo sempre bene sui gomiti. Braccia bene a candeliere. Ognuno decide la sua velocità. Cerchiamo di non guardare il pavimento ma di guardare in avanti. È che siamo a metà. Ok. Non potendo correre, questi sono ottimi esercizi di cardio. 11, 10, 9, 8, 7, 6, ginocchio punta bene il gomito, 5, 4, 3, 2, 1, va bene. Adesso, allora, allarghiamo un pochino le gambe, tanto stiamo riposando mentre io parlo, Ok? Vado, la gamba sinistra si piega, con la mano destra provo a toccarmi il piede, poi ritorno, piego la gamba destra e vado giù con la mano sinistra, va bene? Pronti? E via, ok. Sono degli affondi laterali, una gamba è distesa, l'altra è piegata. Se non arrivo a toccare il piede, fa niente. Ok. Una si piega, una si allunga. Ok. E vado giù sempre verso la gamba che si piega, ci sposto bene il peso. Ok, siamo a metà. Ok, mancano 20 secondi. Le gambe sono abbastanza larghe, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Sempre riposo. Posso fare recupero attivo come sempre, tallone al sedere, oppure mi riposo, sono sempre 20 secondi. Intanto, ok, vi spiego il prossimo, è posizione di plank, braccia dritte, ok? Da qui cammino, ok? E poi vado, vai, via. Cammino, mi allungo, arrivo al massimo e poi ritorno. Versione classica, versione più difficile, cammino, arrivo giù, faccio un piegamento, ok? E poi ritorno. Cammino, salgo e vado. Concentriamoci bene sui glutei, quindi sedere stretto e addominali contratti. Arrivo e poi ritorno. Più tempo ci metto quando cammino e più è faticoso.
arrivo e vado. Se riesco ci metto di mezzo ogni volta un piegamento e poi ritorno, vedete voi. Se sono troppo stanco, quando faccio il piegamento le gambe sono piegate. Se sono troppo stanco, ok, tengo le gambe appoggiate, quindi le ginocchia piegate, e faccio lo stesso lavoro a metà. Ok, vedete voi. Neanche ci siamo quasi, 3, 2, 1, ok, va bene. Adesso ci giriamo sul fianco, quindi andiamo a fare un plank laterale, ok, sollevando il bacino, per cui le gambe sono piegate, il braccio destro è appoggiato, il braccio sinistro lungo il fianco, da qui, 3, 2, 1, ok, sollevo il bacino e poi ritorno giù, se riesco non appoggio. Versione classica, versione più facile appoggiandosi quando si scende, versione un po' più difficile col braccio sollevato. Ok, adesso solo 30 secondi, eh. Le gambe sono piegate, cerchiamo di alzare bene il bacino. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Andiamo subito a cambiare fianco. Ok, pronti, via. 1, dai, su, eh. Ok, sono sempre 30 secondi. La versione più difficile con le gambe dritte. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e va bene. Torno giù, ok, vai, pausa acqua. Ok, adesso ripartiamo. Ok, ci stiamo riposando un attimo. 4, 3, 2, 1. Ok, va bene, adesso in modo alternato, ok, intanto che saltello, intanto ve lo spiego, mi tocco con la mano, ok, la pianta del piede verso l'interno, opposta, scendo e vado con l'altro. Intanto continuo a saltellare, quindi saltello e tocco la gamba e tocco opposto. Fermi, 4, 3, 2, 1, ok, via. È sempre 60 secondi, eh. Ok, ruoto bene verso l'interno e mi tocco. Ok. Se sono stanco, che è troppo faticoso, lo faccio senza saltellare. Cercate di non ruotare il busto, e di salire bene con il piede. Non è la mano che va giù, un pochino scende, ma è il piede che sale. Ok, dai che siamo a metà. Ok, tanto respiro. Dai, dai, guardiamo bene avanti, non guardiamo il pavimento. Mancano 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Adesso andiamo a fare gli affondi frontali e ci inseriamo le braccia, per cui vado in avanti con la gamba destra, tiro un pugno col braccio sinistro e poi ritorno. Vado in affondo a sinistra e braccio destro e ritorno, va bene? 3, 2, 1, gamba destra avanti in affondo, pugno sinistro e poi ritorno. Ok. In alternativa o faccio 60 secondi così o faccio 30 secondi andando avanti solo con una gamba e poi 30 secondi andando avanti solo con l'altra. Ok, il discorso è sempre lo stesso. Peso bene sulla gamba indietro, ok, che è piegata, e col ginocchio davanti non supero la punta del piede. Vedete voi il ritmo a cui andare. Ok, siamo a metà. La schiena è sempre bella dritta. Ok, sguardo bene avanti. Ok, ogni volta cambio le gambe. Non andiamo avanti col ginocchio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo, va bene.
Ok, posso fare recupero attivo come sempre. Ok, come mi posso preparare? Che andiamo a fare i piegamenti, quindi andiamo giù. Adesso faremo la versione con le mani vicine. Ok? Il discorso è sempre lo stesso. Quindi mani vicine. Da qui le braccia si piegano, vado indietro con i gomiti e poi ritorno su, sempre 60 secondi. Vai, via. Ok, l'importante è stare belli dritti. Per stare dritti devo tenere addome contratto e sedere bello stretto. Come al solito, se sono stanco, posso appoggiare le ginocchia, se è troppo faticoso, e faccio la stessa cosa. Mi sbilancio bene avanti e poi ritorno su. Ok, concentriamoci bene sul petto. Siamo a metà. Io ho messo un minuto, valutate voi il tempo, cercando di mantenere sempre lo stesso. Se fate tutto a 40 secondi, va benissimo, devono essere sempre 40 secondi di lavoro. Ok, e tenetevi anche il riposo, per cui cercate di tenere vicino un orologio se fate un tempo diverso dal mio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Passiamo agli addominali. Ok, i piedi sono appoggiati a terra. Ok, e da qui le gambe sono piegate. Vi do sempre io il via, in modo alternato. Sale un ginocchio, lo tocco con le due mani ruotando, sale l'altro e lo vado a toccare. Ok? Ci siamo, pronti? Via! La versione più facile è con i piedi appoggiati, la versione più difficile è con i piedi sempre sollevati. Ok, porto le braccia su e poi scendo, salgo con le braccia e scendo, salgo e scendo, salgo e scendo. Ok, il ginocchio viene bene su, Vedo quanto scendere, addominali sempre belli contratti. Più scendo, più sarà faticoso. Mancano 20 secondi. Mancano 15. Dai, 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 tieni la pancia stretta. Cerchiamo di guardare sempre avanti. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, va bene, ci mettiamo su in piedi, ok, quindi allarghiamo bene le due ginocchia, allarghiamo le punte dei piedi, mettiamo le mani intrecciate dietro la testa, da qui è, piego le gambe con le ginocchia che vanno fuori e poi ritorno su, ok, questa è la versione classica, che è sempre uno squat, la versione un po' più difficile è, piego le gambe, salgo su col ginocchio, ritorno giù, piego e ogni volta cambio gamba. Piego e cambio gamba. Gambe ben larghe, le ginocchia vanno in fuori. Il ginocchio sale piegato, Ok, siamo a metà. Schiena sempre bella dritta. Lo faccio vedere anche da qui. Vado bene indietro col sedere. Ok. Se sono stanco posso fare o soltanto gli squat o soltanto salire con le gambe. Ok. Squat. Salgo. Dai che ci siamo quasi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Va bene. Perfetto. Ci mettiamo giù, ok, che andiamo a fare il plank classico, quindi avambracci appoggiati, ok, da questa posizione devo essere il più possibile in linea, va bene? Ok, pronti, via, ok, qui è importante tenere il sedere bello stretto, addominali tirati. Se voglio fare una versione più difficile, tengo una gamba sollevata e posso scegliere di fare prima solo con una gamba sollevata, quindi per esempio io alzo la sinistra adesso, 5, 4, 3, 2, 1 e poi provo con l'altra gamba, se riesco, altrimenti sto senza alzare la gamba. Ok, cerchiamo di guardare bene il pavimento,
Addominali sempre belli contratti. Ok, giù il sedere. Cerchiamo di stare il più possibile in linea. Di guardarci in mezzo alle braccia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Ok, adesso andiamo a fare i tricipiti che abbiamo fatto prima con il letto, con la sedia. Li facciamo da per terra. Quindi le gambe sono piegate, le braccia sono dietro con i palmi che guardano avanti. Il sedere non si appoggia mai a terra. Vado su, ok? Piego le braccia, scendo giù col sedere senza appoggiarlo e poi ritorno. Vai, via. Quando distendo le braccia butto fuori d'aria. Sempre tricipiti. Vado bene indietro con i gomiti. Cerchiamo di guardare sempre bene avanti. Cambia angolatura. Non appoggiamo il sedere. Distendo bene le braccia. Dai che siamo a metà. Ok, sono stanco, vado su, appoggio il sedere e poi ritorno. Mancano 20 secondi. Dai, su bene il bacino. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va bene, sciolgo un attimino. Ok, adesso ci mettiamo nella posizione di plank, questa volta con le braccia dritte. Ok, quindi tanto voi vi riposate, tanto che io parlo, braccia dritte. Da qui apro una gamba, appoggio, la gamba è distesa, apro l'altra e appoggio, va bene? 3, 2, 1, vai, via. Posso scegliere di fare o sempre con la stessa gamba o ogni volta cambiando gamba. Se faccio sempre con la stessa, lo faccio per 30 secondi. Ok, altrimenti se cambio sempre ne conto 60. Io adesso faccio sempre con la stessa gamba, sempre con la gamba sinistra. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi riposo un attimo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, via. Addominali sempre belli contratti, Apro e ritorno. Apro e ritorno. Sedere giù, bello stretto. Ok. Le mani sono sotto le spalle. Cerchiamo di non guardare avanti, ma di guardare il pavimento. Se sono stanco, appoggio gli avambracci che è un pochino più facile, Vedete voi. Dai, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Va bene. Adesso. Allora, vi spiego le versioni. È la versione un po' più facile del burpees. Quindi da qui posso fare o la versione un pochino più facile da plank. Avvicino i piedi, vado su, ok? Faccio uno squat e poi riallungo le gambe. Va bene? Quindi avvicino i piedi, salgo, squat, riallungo le gambe. È un po' più difficile quando allungo, faccio un piegamento, avvicino le gambe, vado su, squat, giù le mani, ok, piegamento, avvicino i piedi, vado su, squat, giù le mani e vado, ok. Vedete voi se metterci di mezzo il piegamento o meno. Se sono stanco vado soltanto in squat, ok. Se invece riesco scendo giù con le mani, distendo le gambe e poi ritorno. Vedete voi la versione da fare. Cambiamo di inquadratura. Oppure ci metto in mezzo un piegamento. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Adesso andiamo a fare gli affondi posteriori incrociati. Quindi o le braccia le tengo in questa posizione o le tengo lungo i fianchi. Ok? Come voglio. Da qui vado in affondo indietro, incrociato, poi ritorno e cambio gamba. Vai, via. Ok. Tac. Versione classica. La versione
un po' più difficile, la gamba si apre tesa, ok, e poi va dietro, ritorno, cambio gamba, apro teso, vado indietro incrociato e poi ritorno, apro, vado incrociato e ritorno, se riesco, se non riesco vado semplicemente incrociato, se non riesco ad andare incrociato apro semplicemente le gambe, ok, apro e vado indietro, ritorno, apro e vado indietro. Qua posso sempre scegliere di fare 30 secondi una gamba e poi 30 secondi l'altra, oppure come sto facendo io adesso, ogni volta cambiando gamba. Dai che mancano 15 secondi, ok, piego la gamba avanti, incrocio, piego quella dietro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va bene, ok, adesso ci mettiamo giù, ok, tanto ve lo spiego, la versione, ok, quella un pochino più difficile è piegamento, dopo che piego, ruoto, plank laterale, sale un braccio, vado giù, piegamento e salgo, vai via, se non riesco non ci metto di mezzo il piegamento, ok, ma ruoto semplicemente, se non riesco neanche a fare questo, tengo le gambe piegate e appoggiate e vado a fare dei semplici piegamenti con le gambe che sono appoggiate, ok, vado, ruoto con la testa, seguo la mano e piego, ok, dai che siamo a metà, addominali sempre belli contratti, sedere stretto, vedete voi la versione che riuscite a fare, posso anche semplicemente ruotare ogni volta oppure fare dei semplici piegamenti con le ginocchia appoggiate, dai che manca poco, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va bene, adesso rifacciamo quello di prima che era da plank laterale, ok, che tiravamo sul bacino, prima le gambe erano piegate, adesso le gambe sono distese, ok, ci mettiamo giù, braccio lungo il fianco, gambe distese, ok, pronti, 3, 2, 1, vai, via, salgo e ritorno, salgo e ritorno, se faccio fatica piego le gambe, se riesco non appoggio quando scendo, se riesco tengo l'altro braccio su in linea, quindi mano, spalla e gomito su in linea, dai, quando salgo butto fuori l'aria, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va bene, ok, cambiamo, pronti, vai via, salgo e ritorno, salgo col bacino e ritorno, ok, se non riesco col braccio su, porto il braccio giù, se non riesco appoggio quando scendo col bacino, se ancora non riesco tengo le gambe piegate, mi raccomando tenere gli addominali contratti, la testa non è giù, ma la testa è su, la controllo, 5, 4, 3, dai su bene il bacino, 2, 1, ok, va bene, adesso ci mettiamo, ok, io ho fatto soltanto una pausa acqua, se voi siete stanchi potete allungare le pause e bere più spesso, abbiamo quasi finito, ok, andiamo a fare i dorsali, quindi ci mettiamo giù, ok, siamo sdraiati, braccia a candeliere, testa sempre leggermente sollevata, avvicino le braccia e ritorno, quindi il movimento da sdraiati è questo, ok, questo movimento qua. Ok, rimango giù, quindi testa sempre leggermente sollevata, allungo le braccia avanti e poi ritorno. Ok, intanto sto bene guardando il pavimento, io non sto usando i pesi, tanto è già abbastanza faticoso così. Ok, andiamo a fare bene i dorsali. Dai che siamo a metà. Contraggo, ok. Distendo e poi riporto indietro i gomiti con le braccia bene a candeliere, la testa è sempre bene sollevata, se sono stanco posso anche appoggiarla, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, ok, va bene. Ok, facciamo un attimo una pausa acqua. Dai che abbiamo quasi finito, eh. Ok, pronti? Intanto vi spiego il prossimo. Allora, ho le braccia sollevate, le gambe su, dritte, e rimango fermo in questa posizione. Ok, pronti? Vai, rimango fermo lì. Piedi a martello, gambe dritte, braccia aperte, mi guardo le punte dei piedi, tengo gli addominali contratti, contraggo i quadricipiti. Ok, fermi lì. Dai che siamo a metà. Più scendo, più sarà faticoso. Se non riesco, perché sono stanco, appoggio le mani indietro e tengo soltanto le gambe sollevate. Mancano 15 secondi. Dai, su bene che abbiamo quasi finito. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, dai non mollate, 5, 4, 3, 2, 1 e va bene. Ok, abbiamo finito il lavoro muscolare. Adesso finiamo con un po' di stretching. Ok, se avete bisogno bevete ancora un pochino d'acqua. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, va bene. Da qui scendiamo col... quindi distendiamo la gamba destra, appoggiamo giù il tallone destro, scendo giù e provo a toccarmi la punta del piede. Ok, fermi lì. Il peso è bene sulla gamba dietro che è piegata, eh. Come se stessi facendo un inchino. Tengo. Ok, non trattenete il respiro, eh. Devo sentire la gamba destra tirare. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno su, va bene, piego la gamba destra, distendo la sinistra, ok? Scendo giù e provo a toccarmi la punta del piede. O vado solo con la stessa mano, quindi se è gamba sinistra col braccio sinistro, vado con tutti e due. Ok, peso bene sulla gamba dietro. Intanto non guardo avanti, ma guardo il pavimento. Tanto vi conto io i secondi. Mancano 10 secondi. 7, subire la punta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, va bene. Adesso, se riesco, non mi appoggio al muro. Ok, ma semplicemente apro il braccio sinistro, con la mano destra mi prendo il piede e tiro il tallone al sedere. Se non riesco, mi appoggio. Ok, fermi lì. Il braccio sinistro è o aperto o disteso verso l'alto, vedete voi. Belli dritti. Ok, siamo a metà. Dai, dai, tirare bene. Mi sono preso... non ho preso la caviglia, ma ho preso il piede. Ok, 4, 3, 2, 1. Va bene, lascio. Sciolgo. Cambiamo. Mancano 20 secondi. Ok, mancano 10 secondi. Tanto inspiro col naso e butto fuori l'aria. 5, 4, 3, 2, 1 e lascio. Va bene, vado dietro. Con la mano sinistra prendo il polso destro e tiro bene indietro. Ok, vado bene col petto in fuori, tiro con le braccia indietro, fermi lì. Ok, tengo. Mancano 10 secondi, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, va bene, sciolgo, vado a cambiare, ok, cambio braccio, con la mano destra mi prendo il polso sinistro e tiro, mancano 20 secondi, mancano 10 secondi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lascio, sciolgo, ok. Adesso mi piego così mi vedete meglio, voi state dritti, mani intrecciate, vi stendo le braccia verso l'alto e mi fermo lì, vai, fermi su, ok, vango su, okay. Cerchiamo di guardare bene avanti, va bene, inspiro, mi do una stiracchiata, butto fuori l'aria, faccio un giro largo, ok, scendo giù con le braccia, rilasso la testa, il collo, le spalle, okay. Piano piano mi srotolo e torno su, ok, va bene, ultimo, inspiro, faccio un giro largo e butto fuori l'aria, va bene, per oggi abbiamo finito, ok. E vedete voi in base al vostro grado di allenamento, ripeto, quanto fare di riposo. Io ho tenuto 20 secondi di riposo e un minuto di lavoro, ok? Il recupero si può fare recupero attivo come vi ho fatto vedere oppure senza recupero attivo, ma semplicemente riposandosi. Io ho fatto due pause acqua, vedete voi se volete aggiungerne una in più. E niente, se modificate i tempi di lavoro e di riposo, tenetevi vicino un orologio. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!